E anche la storia di un video della precarietà che c'è oggi sul lavoro, dei giovani, vediamo dei casi estremi, gente che dorme a fatica in una macchina, gente che viene licenziata come se fosse una cosa normale, giovani che stentano a trovare un'identità, una dignità, e anche la storia di immaginazione, di persone che tentano di farsi largo, di inventarsi un lavoro e spesso quando non ci si riesce si va anche a fare delle cose diciamo non nell'ambito della normalità o della quando uno fa qualcosa della legalità. Per cui poi c'è questo personaggio, di solito sono che non so guardare chi c'è che è il produttore del film. Sono tanti attori e tanti artisti che studiano, che fanno solo cose protette, cose che con la distribuzione, ma non ce n'è ancora la distribuzione, per cui invece io sono stata una persona che cerca di trovare attraverso il personaggio, attraverso la sceneggiatura, se mi piace una cosa la faccio, soldi, non ha importanza. Sono stati fortunati noi a essere scelti da qualcuno. Qualcuno si è regalato il talento e questo talento è giusto, va dato, va distribuito, va condiviso con la gente, col pubblico, con gli artisti che lo fanno, per cui bisogna essere generosi, bisogna essere altruisti, si barrica sopra la cosa che non sa che quando moriranno non resteranno i posteri. Per cui il gioco è vale andare la candela oggi, vale la portarsi oggi, perché ho letto la sceneggiatura di Massimo mi è piaciuta. E il ruolo specialmente, un ruolo naturalmente difficile e doloroso anche un uomo, adesso non mi sto a raccontare la storia perché non me la voglio, ma certo ho provato in quel personaggio, mi ha chiamato, è sempre così, insomma pure c'è qualcosa che ti stimola, e allora lo fai, devo dire che un'opera prima ti applaudo, sembra molto interessante, è stato un film difficile. Non è un film accattivante, non è un film di farò più libro, no, è un film totalmente fuori da certi canoni, però è giusto fare un film così, è giusto non fare la solita commedia, non ne posso più dire. Vabbè, insomma, siamo qua.